Lidia. Tu racconti sempre che cantavate anche durante la Resistenza, però queste canzoni che tu ricordi non sono note, non sono conosciute. Allora, se tu potessi cantarci una strofa e raccontare un po' questa cosa delle ragazze della Resistenza e di che cosa ha significato questo momento. Sì, ho sempre in mente questo, perché per dire la verità, non posso dire che sono contro Bella Ciao, che è nota in tutto il mondo, però Bella Ciao è una canzone, non è stata fatta durante la Resistenza, è stata fatta dopo ed è molto tradizionale. Il partigiano eroico che muore, la fanciulla che piange, insomma tutte queste robe qua. Invece noi cantavamo: non c'è tenente né capitano né colonnello general, questa è la marcia dell'ideal. Poi tutto in coro: un partigiano vorrei sposare. Allora, queste poche parole sono molto significative perché dicono che la Resistenza, anche armata, non era un movimento militare, perché rifiutava la gerarchia. Inoltre, che le ragazze non stavano ad aspettare chi le voleva sposare, ma dicevano loro chi volevano sposare. In poche parole, c'è dentro il significato civile di progresso della Resistenza stessa. Io ci sarei molto che questa cosa non rimanesse completamente nascosta. Questa è molto bella, ma tu raccontavi poi che questa percezione che le donne, cioè le scelte anche, come dire, emotive delle donne, e le emozioni sono importantissime nella storia, certo, sono sempre state cancellate, ma fanno la storia le emozioni. Questa scelta emozionale delle donne, che era poi una scelta politica, profondamente certo, politica, i fascisti la percepivano come un rifiuto dei ragazzi fascisti, che c'era un'altra canzone fascista. Un'altra canzone, la più triste delle canzoni di guerra, di quel periodo di guerra che io ricordi, voleva essere sfottente da parte loro, ma poi dimostrava invece la loro sconfitta totale sul terreno dei rapporti. Allora, se c'è un rapporto fondamentale, umano pieno tra un uomo e una donna, è l'amore. Allora loro dicevano: le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera, l'amore coi fascisti non conviene, l'amore coi fascisti è da galera. È tutto quello che ricordo, era quello che cantavano, e noi lo consideravamo proprio il segno che le donne non volevano più saperne del fascismo, rifiutavano anche un rapporto amoroso con un fascista. E io credo che proprio questa canzone cantata da questi ragazzi fascisti era la percezione di essere dalla parte sbagliata. Sì, e comunque di essere perdenti. Di essere perdenti, e questo sì, è molto importante. Infatti. Questa è veramente una testimonianza significativa. Speriamo che venga inclusa la canzone delle ragazze della Resistenza, che venga inclusa nei canti della Resistenza. Sarebbe giusto. Sarebbe giusto. Buon primo maggio. Altrettanto.